Ciao a tutto il mondo milanista ragazzi, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo dell'attaccante, del terzo attaccante che sembrava ormai vicinissimo al nome Caio Jorge. E invece no ragazzi, Caio Jorge sembra andrà alla Juve e noi abbiamo virato. Perché Maldini e la società Massara, Maldini, Moncada hanno sempre un piano B. E il piano B in questo caso si chiama Muani, Randal Kolo Muani, classe 98 del Nantes francese. 1,87 m di pura esplosività e agilità. Ho letto questo, non ho visto niente, non mi sono voluto vedere niente, mi sono voluto spoilerare nulla del ragazzo. Andremo a vederlo insieme come al solito, come facciamo con i nomi accostati al Milan, sperando che sia un buon prospetto. Ma prima di andare a vedere il video ragazzi, vi ricordo che in descrizione trovate il sito www.gaycalcio.com per comprare magliette, tute, felpe, pantaloncini, tutto quello che riguarda abbigliamento sportivo ragazzi, a prezzi bassissimi. E con il codice sconto DEVIL vi ricordo che avete il 15% di sconto per comprare, ragazzi, queste magliette. Che sono pazzesche, ve le faccio vedere, raga. Quella del Bayer, bellissima. Questa è la mia preferita, ragazzi. Infatti oggi ho un calcetto, la metterò, la sfoggerò. Bellissima, di lei. E poi abbiamo lei, quella dell'Atletico Madrid. Non so se è la seconda o la terza, mi sa la seconda. O la terza, comunque è bellissima. C'ha dei colori molto belli, molto particolari. L'ho presa di Suarez, che da quando ha fatto, diciamo, l'esame in Italia mi è molto simpatico. Trovate, ragazzi, in descrizione, in questa foto trovate anche il dettaglio della promozione, che finirà prestissimo, ragazzi, domani finisce, quindi affrettatevi se volete comprare magliette o quant'altro. Vi ricordo anche che trovate il gruppo Telegram che vi serve, per, ragazzi, per tutte le informazioni, per le taglie, per le spedizioni, per tutti i problemi che avete, li scrivete e vi rispondono. Vi ricordo anche, ragazzi, la cosa più importante, lasciare un like, iscrivervi al canale e mettere la campanellina, attivare la campanellina così ogni volta che metto un video, ragazzi, vi arriva la notifica. È tutto gratuito, non vi costa nulla e mi fate un gran piacere. Andiamoci a gustare insieme questo Randal Kolo Muani. Sono curioso, raga, perché l'attaccante è importante. Ho letto che può fare anche l'esterno destro, quindi potrebbe essere anche questa la scelta, potrebbe veramente ricadere su di lui anche per questo motivo la scelta di prenderlo, ecco. Raga, ma oddio. È un po' buffo, Non so se è molto buffo, però sembra efficace. È presto ancora per parlare, raga, andiamo. I prepotenti, cattiveria, Muani. Minchia, non lo butti giù. Non lo buttano giù. Oddio. Raga, fisicamente sembra tipo piccoli. Cioè, piccoli è altissimo, però non sembra proprio fisicato. Invece non cade. Bravo qua sull'esterno, Infatti vedete come sta anche sull'esterno destro del campo. Qua bruciato Diallo. Bruciato così, signor Diallo. Madonna, che gol mangiato quell'altro. Ma perché? Bello. Cattiveria, ragazzi, nel recuperare i palloni. Oh, Q2 sei veloce, raga. Madonna. La scheggia, ragazzi. Bello qui. Anche però a finalizzare sembra. Come al solito vi ricordo, perché poi saranno quelli in commenti, stai guardando un video, sono tutti fenomeni video. Ragazzi, lo so, cioè, però mi devo fare una... Devo capire un po' che giocatore, che tipo di giocatore è. Non male che mi sta dentro, ma... Bravo. Oppale, oppale. E non lo fermano. Bravo a recuperare i palloni, Oppale, lo scavetto così, signori. Muani. Randal Kolo Muani. E poi allarga il piattone, parato. Botta così, bello, deciso, forte. Sapete cos'è? Sto notando la mia paura che possa essere un Leao 2.0. Questa è la mia paura. Però magari, l'ho visto, stiamo vedendo poco, quindi magari anche caratteristiche diverse riesce a fare l'attaccante molto meglio. Però, è tanto bravo, in anticipo. Il gol si caga il suo compagno. Sono già due assist che gli fa lo stesso. Bella questa palla. Mettila dentro. È assist. Dimmi che è assist, per favore. Meno male. Meno male, cazzo. Meno quello. Madonna. Velocissimo, ragazzi. Mamma mia, che cattiveria.
Ignoranza totale di Randall Colo Muani, signori. Boom, sfonda la porta. Niente, non lo buttano giù. Va via. Bella sta, peccato. Raga, ma quando parte come cazzo lo fermi? Porca puttana. Bravo. Bel gol. Ma raga, ma è cattivissimo recuperare i palloni. Bella questa palla, peccato. E ne recupera un altro, raga. Quanti palloni ha recuperato? Bravo. Vai. Rigore netto. Cazzo, peccato, raga, bella palla. Molto bella. Ma dove siamo? Nella parrocchia, eccoli qua. I campi che piacciono a me. Bel gol, grande Randall. Qua con la nazionale. Quello è Teo. Te non capisco se è Teo. Boh, vabbè. Ma quelli, raga, ma quello quante se ne è cagato di gol. Porca puttana, poveretto. Gli ha fatto 3 assist dallo stesso compagno. Quello col codino, guardalo. Ce l'ho anche presente su FIFA. E niente, raga, niente. Non gli dà la soddisfazione dell'assist. È impressionante. Comunque è Teo quello col 19. È lui. E via con la Francia. Sì, Randall Muani. È Teo. Oh, cazzo, no, che gol mangiato. Qua no, Randall. No, per favore. Mamma mia. Ce l'ha fatta a segnare. Il suo compagno gli ha servito un assist. Incredibile, gli ha dato la gioia di un assist il suo compagno. Complimenti, cazzo, figa. Mamma mia, se non vorrei giocarci insieme a quello lì, oh. Bravo. Beh, ragazzi, che dire, non mi è dispiaciuto per niente. Molto esplosivo, velocità incredibile, si sposta la palla, va via. Anche fisicamente mantiene abbastanza bene. L'unico sospetto che ho, essendo anche un esterno destro, perché ho visto che può fare anche esterno destro, nelle clip si è visto che comunque l'ha fatto parecchie volte, ho paura che possa essere un Leao 2.0. Campionato lo stesso. Addirittura aveva lo stesso numero nella squadra dove era precedentemente, non so che squadra era. Comunque, caratteristiche simili, anche se secondo me Leao è un po' più forte tecnicamente, lui è forse un po' più d'aria, quindi ha fatto la punta forse anche più di Leao, quindi può darsi che abbia quella cosa in più di fare la punta, non lo so, non lo conosco bene. Da quel poco che ho visto, l'unico sospetto e l'unica cosa che mi fa rimanere un po' così è il fatto che non possa essere quella punta con le caratteristiche che ci serve. Però il talento, ragazzi, c'è, è un buon giocatore, magari poi si rileverà importante anche sull'esterno destro. Ho notato che recupera anche un sacco di palloni, quindi si sacrifica anche per la squadra. Non male, non male. Non mi sbilancio, ragazzi, perché non ho visto chissà che. Però da quel poco che ho visto, non male. Non male, se arriva sono contento. Detto questo, ragazzi, ditemi la vostra nei commenti. Ditemi cosa vi è sembrato di questo Randall Colo Muani. Ditemi se vi piacerebbe vederlo al Milan. Ditemi se secondo voi è il profilo giusto per la terza punta e per l'esterno destro magari. Servirà anche a quello. Ragazzi, io vi saluto e come sempre, alla fine di ogni video, vi saluto così. Ti voglio solo per te, io non ti lascerò. Se te potessi...